Toscana i pazienti attualmente registrati sono 73.000 a partire dal 2001 e questi pazienti sono in realtà molti anche extraregionali e di quelli regionali sono il 56% di questi ancora in vita. La regione Toscana direi che è una regione estremamente virtuosa nell'ambito delle malattie rare, sia per lo stretto rapporto che ha con le associazioni, per cui le associazioni partecipano ai nostri sistemi di governance, sia per il fatto che le esenzioni sono partite molto prima, anche anticipando il livello nazionale. Quindi abbiamo anticipato anche il DPCM del 2017 dei nuovi LEA. Questo ha permesso di mantenere e dare delle risposte maggiori a questi pazienti che ovviamente trovano un percorso molto difficoltoso perché a fare la diagnosi spesso ci vuole 3-4 anni e quindi in questa maniera, una volta fatta la diagnosi, si riesce rapidamente a dargli anche l'esenzione e farli appunto curare senza ulteriori aggravi. Di cosa c'è bisogno soprattutto? C'è bisogno di una stretta correlazione, come abbiamo con le associazioni, di ascoltare le associazioni e insieme a loro portare e andare avanti il nostro percorso di attività a favore di questi pazienti e un sostegno anche dal Ministero.